Allora, carissimi amici e amiche, siamo giunti alla 28ª puntata del ciclo di catechesi dedicato alla sana dottrina cattolica, in cui, come sapete, stiamo camminando su un doppio binario, quindi cerchiamo di rivedere un po', quello che la Chiesa insegna a proposito dei comandamenti e dei sacramenti, che sono due, realtà tra loro certamente distinte, ma ordinate reciprocamente gli uni agli altri. I comandamenti sono importanti, ma senza la grazia di Dio non si possono osservare. È il canale principale, ecco, attraverso cui circola la grazia sacramentale, sono i sacramenti. Certo, c'è anche la preghiera, ma non c'è niente che ci trasmette la grazia allo stesso modo, allo stesso titolo e con la stessa efficacia quanto i sacramenti. Ecco perché ho pensato di fare, insomma, un percorso sinallagmatico, se mi è il termine adatto, no? Ecco, però che tenesse unite queste due dimensioni, anche per spezzare un po' la monotonia, nel senso che la sempre uguale frequenza dell'argomento, no? La volta scorsa, se chi sta seguendo il ciclo di catechesi ricorderà che abbiamo concluso, ecco, il capitolo del quinto comandamento. Purtroppo, quando si parla dei comandamenti, si entra dentro delle realtà brutte, perché il peccato è una cosa brutta e il comandamento serve, come scrive San Paolo, la legge serve a fare venire la coscienza del peccato. Ecco, poi la grazia ci dà ci dà la forza di vincerlo e di non commetterlo. Ecco, però è un passaggio doloroso, ma necessario, ed è ancora più doloroso perché, come ci siamo già detti, e questo apparirà ancora di più con quello che ci diremo nelle prossime puntate, siamo in un contesto storico-culturale in cui il peccato, non solo non c'è più il senso del peccato, ma il peccato viene negato. Anzi, viene detto che il peccato è bene e che il non peccato è male. Quindi siamo in un contesto, il Signore ci ha fatto nascere e vivere in questo contesto storico, culturale, sociale, politico e in parte anche ecclesiale. Noi abitiamo questo contesto da figli di Dio, serenamente, gioiosamente, perché sappiamo bene che anche questo tasso, diciamo così, di degrado, anche etico, morale, insomma, della nostra società contemporanea, dove si è giunta a altissimi livelli per quanto riguarda la scienza e la tecnica, ma scendendo a baratro per quanto riguarda la vita morale, è tutto divinamente permesso, controllato e ordinato verso un bene maggiore che noi non conosciamo. Fermo restando però che dobbiamo continuare a navigare in queste acque agitate, però rimanendo saldi e legati e fondati e ben formati appunto nella sana dottrina cattolica, perché anche se il mondo sta facendo i suoi percorsi del tutto paralleli, ecco, e ogni tanto, come diceva già Paolo VI, figuriamoci nel 74, attraverso qualche fessura il fumo mondano ha soffiato da Satana, è entrato da qualche parte pure dentro la Chiesa, quindi bisogna lasciare, ecco, che sia fatto il corso. Certamente, come si legge nella Sacra Scrittura, noi non possiamo conformarci allo spirito del mondo, ma trasformarci e lasciarci, diciamo così, plasmare da ciò che è volere di Dio, da ciò che Dio vuole, da ciò che la Chiesa continua ad insegnare, come vedremo, con insegnamento immutabile. Io volutamente sto citando diversi passaggi del Catechismo della Chiesa Cattolica, evidentemente del 92, mi pare fosse pubblicato da Giovanni Paolo II, perché si capisca che anche con dei toni differenti da quelli che magari si usavano un tempo, un po' più adatti al contesto storico-culturale in cui viviamo, ma sentiremo dire, insomma, la sostanza rimane del tutto immutata, perché alcune cose non cambiano, né possono cambiare. Non sono mai cambiate, non stanno cambiando e non cambieranno nella Chiesa. Quello che è successo è che sono cambiate nella società, che mentre dopo tanti secoli la società era stata cristianizzata,
a partire dal sangue dei martiri che hanno versato il sangue per far diventare cristiano l'impero romano. E quindi tutte queste cose erano di dominio pubblico, adesso non lo sono più, e siccome un po' di mondo è entrato da qualche parte pure nella Chiesa, a volte si può, si corre il rischio di stare un pochino stretti in certi ambienti, pure a casa nostra. Pazienza, d'accordo? Pazienza. Ecco, quindi ci è toccato da vivere in questo tempo, però si vive in questo tempo col sorriso sulle labbra, la pace nel cuore, la fiducia soprannaturale, però, ripeto, al tempo stesso, ben radicati in ciò che semel verum, come si dice nella Chiesa, semper vero. Se una cosa è vera sempre. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, quindi alcune cose non possono cambiare, e non cambiano e non cambieranno, insomma. Ecco. Bene. Detto questo, allora, fatto il quinto comandamento, oggi apriamo il discorso sul sacramento del matrimonio, perché capiamo bene che questo ambito sacramentale è altamente propedeutico poi alla descrizione del sesto comandamento, che chiaramente tocca non poco la vita matrimoniale, perché come premessa fondamentale, ecco, noi dobbiamo, diciamo così, creare delle cornici dentro cui poi ci muoviamo. Il catechismo fa un bellissimo excursus sul matrimonio e penso che per qualcuno scopriremo qualche sorpresina bella, chiaramente. Teniamo però presente subito una cosa, quindi, che questa è di introduzione al sesto comandamento, perché con questa si capisce già tutto, ecco. Secondo l'insegnamento di Santa Madre Chiesa, evidentemente sulla base della divina rivelazione dell'Antico e del Nuovo Testamento, come vedremo a suo tempo, la dimensione umana della sessualità può essere vissuta solo all'interno del matrimonio celebrato nella forma del sacramento, il quale congiunge un individuo di sesso maschile e un individuo di sesso femminile, ordinariamente entrambi battezzati, anche se è possibile quella fattispecie del tutto particolare del matrimonio misto. Vedremo un attimo se fare qualche piccolo cenno, per cui poi si entra, col matrimonio si entra anche in questioni molto molto tecniche, giuridiche, però canoniche, quindi un ambito dove io non sono esperto, io sono conoscevo. Adesso non sono esperto più anche quella, un pochino la legge civile, la legge canonica, ciò la conoscenza che ogni ministro della Chiesa ha, quella di base, quella, ma non ho, come dire, il mio amico Don Pierpaolo è super espertissimo, già è licenziato in diritto canonico, è prossimo dottore, quindi è casa sua, quindi non mi avventuro in aspetti delicati, ecco, perché questi richiedono una competenza che esula, no? Quindi cioè, a me personalmente interessa che i fedeli che ritengono utili queste nostre condivisioni siano formati e comprendano, ecco, il senso, evidentemente, no? Il senso prevalentemente, diciamo così, dogmatico, se si passa questa espressione, che è il mio campo, diciamo, di specializzazione, delle varie fattispecie che andiamo esaminando, tra cui appunto questa sacramentale del matrimonio. Quindi questo è, d'accordo, la Chiesa ha sempre insegnato che la sessualità è strettamente legata in questo mondo, d'accordo? Quindi in questo mondo così come ce lo troviamo adesso, sappiamo bene che a suo tempo io ho prospettato alcune cose che devo ulteriormente approfondire. Noi dobbiamo stare a come stanno le cose in questo mondo, in questa economia, nella situazione dell'umanità così come oggi si trova. La sessualità umana, per volontà di Dio, è legata al mistero della trasmissione della vita e non si può arbitrariamente scindere l'uno dall'altro. Quindi non esiste possibilità di vivere la sessualità dissociandola dall'aspetto della trasmissione della vita, questo a tutti i livelli, d'accordo? Non solo, ma l'ambito di liceità di tale esercizio,
sessuale è dentro il sacramento del matrimonio. Questa cosa deve essere subito chiara, d'accordo? Perché questa cosa non può cambiare, non cambierà mai, d'accordo? Non ci sono margini, d'accordo? Non ci sono margini di flessibilità. Quindi, se uno c'ha chiaro questo, certo, poi bisogna comprendere il perché. Per il perché ci sono delle motivazioni già note, e quel discorso che va approfondito, io adesso l'ho messo un attimo in stand-by perché vi ho già accennato che deve essere molto approfondito, quindi riprendere alcuni scritti di numerosissimi padri della Chiesa, che sono molto più di quanti io ne conoscevo, che hanno aperto una lettura peculiare o del peccato originale o di ciò che è successo dopo il peccato originale e le conseguenze che questo ha avuto in ordine al matrimonio e alla relazione sessuale, questo può aiutare semplicemente a comprendere un dato di fatto, però, che permane, d'accordo? Che è così. Quindi uno si può tranquillamente dimenticare tutte quante le ipotesi teologiche possibili e immaginabili che non fanno parte, attualmente almeno, del Magistero della Chiesa. Ma la situazione deve essere chiara, ok? Quindi, d'accordo? Ecco, il matrimonio però evidentemente è anche qualcosa di oltre. Allora, la prima cosa importante da dire, io non leggo testualmente il Catechismo, anche se poi nei momenti opportuni farò qualche riferimento. Allora, se io dovessi fare una domanda, ci introduciamo a questo sacramentum magnum, lo chiama San Paolo. Il matrimonio, secondo noi, come dire, è necessariamente un sacramento? Cioè, il fondamento del matrimonio e anche della sua unicità e indissolubilità è da ricercare nel sacramento o in qualche altra cosa? Punto primo. Allora, questo è un punto fondamentale, questo qui. E la risposta esatta è in qualche altra cosa. Il sacramento del matrimonio è una realtà che ha istituito nostro Signore, non in maniera esplicita, attraverso dei segni, soprattutto il discorso del Concilio di Trento, insomma, che fa su questo punto, a partire dalla nozze di Cana in poi, insomma, no? Le parole che dice San Paolo in Efesini 5 sul sacramento del matrimonio, questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, eccetera, eccetera, no? E quindi non entriamo adesso in questi ambiti. Il problema è che il matrimonio, quindi nel disegno di Dio, quindi l'aspetto nuziale, l'aspetto sponsale, l'aspetto della circolazione dell'amore, diciamo così, si trova già nella creazione dell'uomo e della donna ad immagine e somiglianza di Dio. Il Catechismo, no, del 1602, la Bibbia come si apre? La creazione, il capitolo primo del libro della Genesi, che culmina nella creazione dell'uomo. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, maschio e femmina li creò. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, no? Questa espressione la troviamo nel libro della Genesi. E si unirà alla sua donna, i due saranno una carne sola. Anche su questo, che significa esattamente, è un altro discorso, ma il concetto rimane questo, d'accordo? E come si chiude la Bibbia? Beati gli invitati alle nozze dell'agnello, le ultime parole del libro dell'Apocalisse, cioè queste nozze attraversano trasversalmente tutta la rivelazione. Qual è il rapporto della Chiesa con il Signore, per esempio? È un rapporto sponsale. Qual è il rapporto mio e anche tuo, e anche se tu sei sposato e non sei come me un vergine o un celibe per il regno, qual è il rapporto profondo dell'anima con Dio, espresso mirabilmente per esempio nel Cantico dei Cantici? È un rapporto sponsale. Cosa dirà San Paolo delle nozze? Dice: questo è un mistero grande, è un mistero grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, cioè ciò che gli sposi vivono
Quindi la dimensione sponsale dell'amore, inteso come donazione totale e reciproca di sé, la Chiesa lo vive con il suo Signore. Nei profeti, qui faccio riferimento ai numeri 1603, 1604 e 1605 e seguenti, insomma, 1610, sono tantissimi i numeri del catechismo, no? Allora, nella Sacra Scrittura sta pieno di riferimenti al matrimonio. Pensiamo, per esempio, al profeta Osea. Profeta Osea ha questa vocazione del tutto singolare. Dio gli dice: prenditi in moglie una prostituta e abbi con lei figli di prostituzione. Dice: ma signore, che devo fare? Dice: no, tu lo devi fare perché tu devi essere un segno per gli israeliti. Perché può essere fedele una prostituta? No, non è, può essere fedele, ma loro vedendo te e la tua vicenda devono capire che nei miei confronti, parla il Signore, sono adulteri. Sono continuamente adulteri. Questa è la storia del libro del profeta Osea. Il secondo capitolo del libro della Genesi. Il primo culmina con la creazione maschio e femmina e siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra, no? Ecco. Ma nel secondo capitolo troviamo, il secondo racconto della creazione, la modalità di creazione dell'uomo e della donna. Quindi Dio che plasma l'uomo con polvere del suolo e trae la donna dalla costola di Adamo, gliela presenta. Adamo non trovava un aiuto che gli fosse simile. Ah, dice, finalmente questa è carne della mia carne, questa è ossa della mia, ecco un aiuto simile a me. Capiamo anche il dimorfismo, no? E la complementarietà, maschio e femmina, uomo e donna. Dice, per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne, una cosa sola. Quindi, cosa significa questo? Facciamo un altro riferimento, sto andando un pochino in ordine. Quando a Gesù gli chiedono, senti un po', signore, ma che ne dici tu del divorzio? Perché guarda che Mosè ha consentito, questo è Matteo 19, agli uomini di ripudiare la moglie, basta che gli lasciava un bel libello, un bel manoscritto con la motivazione del ripudio. Cosa risponde Gesù? Cosa risponde? Dice: no, vabbè, Mosè ha fatto questo, però io adesso farò il sacramento del matrimonio, quindi da quel momento in poi questo non si può fare più perché il sacramento del matrimonio sarà indissolubile. Risponde così il nostro Signore. Cosa risponde? Non risponde questo. Dice: per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha concesso di ripudiare la moglie, ma da principio non fu così. E li riporta a Genesi 2. Maschio e femmina li creò, Genesi 1, e per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due saranno una cosa sola, Genesi 2. Per cui, attenzione, l'unità e l'indissolubilità del matrimonio nel progetto di Dio, da dove viene? Dal sacramento o dalla creazione? Già si dovrebbe capire. Dalla creazione, cioè il sacramento del matrimonio, rafforza una cosa che Dio ha già fatto, non solo la rafforza, siccome poi è intercorso il peccato originale e tutto quello che ne consegue, dà anche agli sposi quella grazia necessaria, perché adesso non è più così facile stare una vita insieme, perché è intercorso il peccato. Quindi ci vogliono degli aiuti, ci vogliono degli strumenti soprannaturali. Ma attenzione, il fondamento è altrove. Capiamo alla luce di questo, no? Allora, quando il catechismo spiega questi concetti, dice queste cose. Sebbene il matrimonio non è un'istituzione puramente umana, 1603, malgrado i numerosi mutamenti che ha potuto subire nel corso dei secoli nelle varie culture, strutture sociali e attitudini spirituali, queste diversità non devono far dimenticare
i tratti comuni e permanenti. Sebbene la dignità di questa istituzione non traspaia ovunque con la stessa chiarezza, esiste tuttavia in tutte le culture un certo senso della grandezza dell'unione matrimoniale. La salvezza della persona, sentite questa espressione, e della società umana e cristiana è strettamente connessa con una felice situazione della comunità coniugale e familiare. Questo è quello che la Chiesa insegna. È una cosa molto bella. Ora, è intercorso il peccato, purtroppo. E cosa succede con il peccato? Dal capitolo 4 in poi, dal libro della Genesi, fino ad arrivare al diluvio universale. Ui, succede di tutto e di più. Ma già nelle cose che il Signore dice ad Adamo ed Eva dopo il peccato originale, si capisce che una delle tante conseguenze negative di essa, di esso, peccato originale, sarà una alterazione dei rapporti tra uomo e donna. Allora, la loro unione, che doveva essere una cosa meravigliosa, bellissima, e una complementarietà accolta e donata, e una pienezza di felicità, espressione dallo stupore, dello stupore di Adamo quando vede la donna davanti a sé, verso di te sarà il suo istinto, egli ti dominerà, con dolore partorirà i figli, ti procurerà il pane col sudore della fronte. Quindi che cosa succede? Succede che purtroppo è entrato nel mondo un disordine, una discordia, uno spirito di dominio. Sto prendendo dal numero 1606 del Catechismo. L'infedeltà, la gelosia. Questo lo possiamo universalmente constatare. Questo disordine, afferma il Catechismo, che noi constatiamo con dolore, per cui non è così facile mantenere l'unione coniugale, la fedeltà coniugale, vivere bene anche i rapporti tra uomo e donna. Non lo è più, purtroppo. Però questo non deriva dalla natura dell'uomo e della donna, né dalla natura delle loro relazioni, ma dal peccato. Rottura con Dio, il primo peccato ha come prima conseguenza la rottura della comunione originale dell'uomo e della donna, 1607. Le loro relazioni sono distorte da accuse reciproche, dalla loro mutua attrattiva, dono proprio del creatore, si cambia il rapporto di dominio e di bramosia. La splendida vocazione dell'uomo e della donna ad essere fecondi e moltiplicarsi e a soggiogare la terra è aggravata dai dolori del parto e dalle fatiche del lavoro. Cioè, tutte quante queste cose, figlioli miei cari, fanno parte della rivelazione. Si è liberissimi di non crederci, queste cose non possono essere imposte. Ma noi non potremo mai comprendere alcune dinamiche della relazione uomo-donna, alcune caratteristiche dell'importanza di questo sacramento e anche alcune cose che la Chiesa ha sempre insegnato e difeso, se non teniamo presente questo. Allora, c'è un ordine divino che è stato originariamente sconvolto, però, pur se sconvolto, prosegue il Catechismo, l'ordine rimane. E per guarire le ferite del peccato e quindi per cercare di salvaguardare quest'ordine, l'uomo e la donna hanno bisogno della grazia di Dio che nella sua infinita misericordia non ha loro mai rifiutato. Senza questo aiuto l'uomo e la donna non possono giungere a realizzare l'unione delle loro vite in vista della quale Dio li ha creati da principio. Senza questo aiuto. Allora, nel corso della Sacra Scrittura, per esempio, molti sono scandalizzati, ma questo non deve scandalizzare, perché nella Sacra Scrittura c'è una progressione, c'è una pedagogia. Per esempio, Re Davide aveva soltanto una moglie o ce n'aveva di più?
Non è, cioè, non c'è sta niente da scandalizzarsi, perché se uno apre la Bibbia e la legge, vedrà quello che c'è. Allora, cosa ha fatto nostro Signore? Questo dobbiamo anche capire, la progressività della storia della salvezza, che in parte, anche se diversamente, procede anche dopo la salvezza. In che cosa? Nel fatto che lo Spirito Santo, che tra poco celebreremo, arriverà a Pentecosta, porta nel corso della storia la Chiesa alla, diciamo così, esternazione, esplicitazione della verità tutta interna, una verità che la Chiesa già possiede pienamente, ma che non ha ancora pienamente esplicitato. Vi faccio un esempio, l'ho fatto tante volte. Fino al 1854, l'8 dicembre, la coscienza comune nella Chiesa riteneva che la Madonna col peccato non ci avesse niente a che fare. Ma se qualcuno, e lo hanno fatto anche personaggi eccellenti, diceva: sì, non c'è niente a che fare, però siccome Gesù Cristo è il Redentore universale, per un istante la Madonna, il peccato originale, l'ha contratto, poi il nostro Signore gliel'ha tolto subito. E, insomma, non l'hanno detto pagani peccatori, cose di questo genere, l'hanno detto santi canonizzati, eppure dottori della Chiesa, detto fra me e voi. Perché? Allora, non ci deve scandalizzare questo qui, perché non gli era entrata dentro la testa umana, che è sempre limitata, il fatto che ci potesse essere un'altra modalità di salvezza. Allora, se tu fino al 6 dicembre del 1854, pure il 7, toh, dicevi che io non ci credo tanto che la Madonna non è immacolata, certamente, insomma, però nessuno poteva dirti che tu sei formalmente eretico. Fino a quel momento, non è che la Madonna è diventata Immacolata nel 1854, no, è sempre stata, ma fino a quando non c'è una formalizzazione, una esplicitazione che avviene nel tempo in cui Dio ha stabilito che ciò avvenga, noi a questo dobbiamo crederci. Perché nel 1854 e non prima? E sentiremo nel Vangelo dell'Ascensione, ho scritto l'omelia per una guerrierista stamattina, che quando Gesù sale al cielo gli cominciano a fare delle domande di curiosità, dice: ma è questo il momento in cui ricostituirà il regno di Israele? Cosa rispondi? Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, voi di queste cose non ve ne dovete occupare. Quello che sappiamo con certezza è che l'Immacolata Concezione è stata fatta esattamente nell'anno, nel mese, nel giorno in cui Dio voleva che si facesse. D'accordo? Ma perché prima no? E questo noi non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere. Allora, nell'Antico Testamento che cosa succede? Cioè, noi non dobbiamo immaginare, cioè, la salvezza, la storia della salvezza che Dio ha fatto con il suo popolo, tiene conto, cioè, del fatto che veramente, cioè, dopo il peccato originale è successo, il finimondo è successo. Il diluvio universale ha riazzerato un pochino la questione, ma non è che l'uomo era diventato santo, tutt'altro. Quindi ci sono state tutta una serie di cose nell'Antico Testamento che non andavano tanto bene, ma che venivano momentaneamente tollerate dalla pedagogia divina in vista, come dire, della formazione dell'uomo. Vedremo quando faremo il sesto comandamento. Sul Sinai, il sesto comandamento è stato formulato con non commettere adulterio. Allora, sapete benissimo che alcune persone, non voglio scendere in particolare, dicono: ah, c'è scritto non commettere adulterio, non commettere atti impuri. Quindi vuol dire che l'unico peccato contro il sesto comandamento è l'adulterio. Cosa si risponde a questo qui? Si risponde che quando è Mosè, nel 1200 avanti Cristo circa, già era un miracolo che uno non commettesse adulterio, ma con la pienezza dei tempi, con Gesù Cristo e la Madonna che vengono addirittura a portare la verginità sulla terra, che prima non c'era, cioè nell'Antico Testamento la verginità non era percepita come un valore. Non ci scandalizziamo di questo, cioè l'unica vocazione dell'uomo e della donna ebrei era di sposarsi per dare al popolo di Dio i figli. Sappiamo bene le vicende della Madonna. La Madonna stessa, secondo una pia tradizione celebrata dalla Chiesa, fu portata da bambina al Tempio di Gerusalemme, ma ne uscì perché
per andare in sposa a Giuseppe, perché non esisteva in Israele la verginità consacrata. Cioè Dio si è inventato non si sa che cosa, insomma, per custodire la verginità della Madonna, il grande San Giuseppe che gli ha messo vicino, ma è una cosa che non c'era, perché non era ancora giunto il tempo. Non era ancora giunto il tempo. Se uno legge le lettere di San Paolo, si vedrà che con la pienezza dei tempi, e quindi con la pienezza della rivelazione del Nuovo Testamento, non c'è più soltanto non commettere adulterio, perché San Paolo parla della fornicazione, San Paolo parla dell'impudicizia, San Paolo parla dell'impurità, Gesù stesso nel Vangelo fa dei riferimenti eleganti quando parla del sesto comandamento: se il tuo occhio destro ti scandalizza, cavalo. Non è che uno si deve cavare gli occhi, ma vuol dire che si fanno dei peccati con gli occhi. Se uno guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se la mano destra ti scandalizza, tagliala. Cosa significano queste cose dentro quel contesto? Non è che c'è bisogno di fare disegni, insomma, no? Allora, c'è una progressività. C'è una progressività. Gesù, quando gli chiedono la questione del divorzio, cioè la concessione di quel livello di ripudio a quei tempi era un progresso, l'abbiamo già visto anche la volta scorsa, rispetto alla condizione veramente pietosa in cui certe donne si trovavano. Se una donna veniva ripudiata da un marito a quei tempi, l'unica sua soluzione di vita era dedicarsi a fare il lavoro più antico del mondo, altrimenti moriva di fame per l'infamia che si portava dietro. Obbligare almeno il livello di ripudio significa che quantomeno l'onorabilità di quella donna viene salvata, e se trovasse qualcuno che se la piglia, almeno non è condannata ad andare per strada. Allora, questo lo dobbiamo capire, cioè la rivelazione che Dio ha dato non è stato di botto, fiunc, tutto chiaro, limpido e sereno. Non è affatto così. C'è stato un cammino, c'è una economia, c'è una storia della salvezza in cui andando avanti si cresce. Ok? Dopo l'Immacolata c'è stata l'Assunzione, nel 1950 è stata fatta. Questo soltanto per dire i dogmi più recenti, ma anche per tutto quello che è stato detto, per esempio, sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, è stato formalizzato dal Concilio di Trento. Nel primo millennio non c'erano queste cose. Non è che non credevano che Gesù Cristo fosse presente nell'Eucaristia, ma non si era giunti ad una tale rigore di formulazione dogmatica così precisa come nei documenti e nei decreti del Concilio di Trento. Questo dobbiamo capirlo, questo qui. Ok? Quindi c'è stata una storia. I profeti, soprattutto, ma con i profeti stiamo già abbastanza avanti nel corso della storia di Israele, siamo molto dopo Mosè, cominciano a preparare la coscienza del popolo eletto ad un'intelligenza approfondita dell'unicità e dell'indissolubilità del matrimonio. Per esempio, i libri di Ruth e di Tobia sono bellissimi. Il libro di Tobia contiene delle letture meravigliose che si leggono durante il sacramento del matrimonio, no? Il Cantico dei Cantici, forte come la morte è l'amore. E questo cammino poi sfocia nella predicazione di Gesù preceduta dalla sua presenza alle nozze di Cana, a cui la tradizione della Chiesa ha sempre dato una importanza formidabile. Quindi la sua presenza, capite, essere presenti a un matrimonio, che cosa significa? Se noi siamo presenti a qualche posto vuol dire che approviamo, insomma, no? Se io sono presente lì, il matrimonio non solo che non è niente di male, è cosa bella e da santificare. E la presenza, diciamo così, di Gesù alle nozze di Cana è stata intesa come segno chiaro ed esplicito della sua volontà di elevare il matrimonio alla dignità di sacramento. Ok? Tutto ciò predetto, tutto questo cammino che è stato fatto, ci deve però far pensare che l'indissolubilità del vincolo del matrimonio e il matrimonio stesso, ed anche la sua unicità, che è contraddetta dalla poligamia, che pure si è verificata nel corso della storia, anche all'interno del popolo eletto, sono
come dire, realtà attinenti all'ordine della creazione. E sì, che cos'è la redenzione che Gesù è venuto a instaurare? La redenzione significa che tu eri perfetto, sei diventato un disastro e adesso il Signore ti dà gli strumenti per tornare a quella perfezione perduta. E questo è. Con 2000 anni ancora non ci siamo tornati tanto bene, eh? Tanto è vero che nel Padre nostro noi il Signore ci ha messo in bocca: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Lo ripetiamo in continuazione. Perché lo ripetiamo? Perché, scusate, diamoci un attimo un po' uno sguardo in giro, ma sulla terra si fa la volontà di Dio? Punto interrogativo. Non solo, si fa la volontà di Dio così come si fa in cielo? Cioè, con un'adesione assoluta e incondizionale, che in cielo non c'è nient'altro che la volontà di Dio come principio di quell'amore beatificante che rende tutti felici. No. Quindi l'opera della redenzione forma un tutt'uno con la creazione, perché la grande manifestazione di Dio e del suo amore è nella creazione e anche per quanto riguarda il sacramento del matrimonio. E attenzione, a un certo punto nota il catechismo, con Gesù e Maria, questa è un'altra prospettiva veramente stupenda, vengono sulla terra, e anche con San Giuseppe, per la verità, che questa era l'uomo di San Giuseppe, una cosa che prima non c'era, la verginità. Attenzione, qui c'è tutto un filone, qui posso già parlare, dei padri della Chiesa che quando vanno a esaminare la caduta originaria, alcuni pensano, state bene a sentire, che la verginità era lo stato pensato da Dio per l'uomo. Dice, anche nei rapporti tra Adamo ed Eva? Certo, anche nei rapporti tra Adamo ed Eva. Dice, ma come, allora stavano come due statue? No, si sarebbero amati, ma senza concupiscenza. Provate a pensare una cosa di questo genere, che prospettive apre anche dentro, come dire, una meravigliosa visione della vita matrimoniale, del tempo della preparazione al matrimonio, eccetera eccetera. Ci può essere amore senza vita sessuale? Punto interrogativo. E qui è in causa il matrimonio di Giuseppe e di Maria. Hanno fatto una messa in scena? Hanno fatto finta? Diciamoci la verità, hanno fatto finta. Dovevano coprire un pochettino il fatto che sto ragazzino un po' particolare veniva al mondo, allora dobbiamo coprirlo attraverso le apparenze di una falsa famiglia. Vogliamo pensare questo? O forse, cosa che qui non accadrà più, attenzione, il matrimonio adesso rimane così come in ogni caso è diventato. Quindi, per carità, gli sposi devono vivere come marito e moglie, ma non è forse che, attenzione, in Maria e in San Giuseppe Dio non ci ha mostrato come sarebbe dovuto essere? Punto interrogativo. E guardate che Maria e Giuseppe si amavano e tanto, e assai. Non è di per sé indispensabile la sessualità all'amore. No, è indispensabile l'amore alla sessualità, perché quella sessualità sia degna dell'uomo. Facciamo sempre attenzione, eh? Attenzione. È chiaro che si può vivere la sessualità anche senza amore, anche a livello, a tutti i livelli, specialmente oggi non c'è bisogno di fare nessun tipo di dissertazione, che se ne è venuti anticolori. È una cosa bella e degna dell'uomo quella? Punto interrogativo. Lo vedremo poi a suo tempo, no? Ecco, quindi con Gesù e Maria viene redento il matrimonio, nei limiti del redimibile però, capite? Anche noi siamo stati redenti nei limiti del redimibile, cioè riabbiamo la grazia, ma non è tornato tutto come prima, perché alcune cose rimangono.
Per cui il matrimonio rimane, ma attenzione però, ritorna forte con Gesù la dimensione delle origini, quindi l'unità, l'indissolubilità e crescete e moltiplicatevi, riempite la terra, così come questo processo avviene ora, perché come avveniva se c'era un altro modo. Non c'è dato di saperlo, questo non cambia e quindi vivetelo, d'accordo? Spero di essere, cioè, sto cercando di presentare una visione ampia e bella. Ecco, quindi dentro questo contesto ci muoviamo. Concludo con delle, i rapporti tra matrimonio e la verginità devono essere, come dire, di stima reciproca. D'accordo? È chiaro che nella tradizione della Chiesa, si trova anche nei documenti del Concilio, si parla di un'oggettiva eccellenza della verginità, che è la cosa migliore. Questo Gesù lo dice chiaramente nel Vangelo, ma questo non si, il fatto che sia la cosa migliore non significa che tutti debbano viverla, d'accordo? Perché chi ha la vocazione al matrimonio deve sposarsi e deve vivere un santo sacramento del matrimonio e diventerà santo alla grande anche questo stato di vita, come tantissime coppie di stato, come tantissime coppie cristiane dimostrano. Però ci deve essere una stima reciproca. Ora, oggi di questi tempi viene non soltanto denigrata la verginità, ma piuttosto, purtroppo viene anche, come dire, completamente purtroppo mandata a zampa all'aria anche la famiglia con attacchi sempre, diciamo, sempre nuovi e sempre più raffinati, no? Nel 1620 il catechismo, prima di introdurre, diciamo, la parte, diciamo, sacramentale in senso stretto, dice: nel rito latino, scusate, chi denigra il matrimonio sminuisce anche la gloria della verginità. Chi lo loda aumenta l'ammirazione che è dovuta alla verginità. Infatti, ciò che sembra bello solo in rapporto a ciò che è brutto non può essere molto bello. Quello che invece è la migliore delle cose considerate buone è la cosa più bella in assoluto. È bellissima questa immagine. Cioè, perché nel corso della storia è stato anche qualcuno che ha denigrato il matrimonio. Qualcuno ha addirittura detto che era peccato il matrimonio, uscendo completamente fuori dal seminato. Ma qualcuno comunque lo denigrava un po', come se fosse una cosa. No, il matrimonio è una cosa bella. Dice, perché? Dice, per esaltare la verginità dobbiamo denigrare il matrimonio. Ma no! No! Perché una cosa non è bella in relazione al brutto, ma tu c'è una cosa bellissima e meravigliosa in relazione a una cosa molto bella. Cioè, è ancora più bella. Capito? Cioè, ci deve essere questa bellezza e quindi anche questa stima. Diciamo così, no? Bene, adesso andiamo a focalizzare un pochino il sacramento proprio in senso stretto, no? Allora, innanzitutto nella tradizione latina una cosa molto molto importante, c'è una piccola differenza, la tradizione latina accentua enormemente il consenso degli sposi, cioè se voi le persone sposate dicono: ma ha sposato Don Leonardo. Questo modo di esprimersi è molto discutibile. Perché Don Leonardo ha assistito come ministro della Chiesa e, diciamo così, una sorta di notaio ecclesiastico, è una parola un po' brutta questa qui, però ha validità temati, certamente, quindi per carità, però. E il matrimonio l'hanno celebrato gli sposi. Consensus facit matrimonium. I ministri del matrimonio sono gli sposi. E lo sono talmente tanto che mentre in Oriente dicono: sì, sono ministri gli sposi, però è necessaria anche la benedizione del ministro consacrato, del sacerdote, alla validità del sacramento. No, no. Nella tradizione latina non è così, non è necessario. Il sacerdote semplicemente assiste e
riceve a nome della Chiesa, in forma pubblica, quel consenso. Capite quanto è grossa la responsabilità degli sposi? E capite anche qua, quando si parla di matrimoni nulli, quando è che un matrimonio è nullo? Quando c'è un vizio nel consenso degli sposi. Ho già detto che non approfondisco questa materia perché qui si entra nel campo delle infinite cose, però per far capire, cioè, se il consenso tra due sposi che vanno a sposarsi non è libero, le domande che il sacerdote fa agli sposi in sede di diritto del matrimonio e anche quando vanno, io sono il parroco quindi l'ho fatto un sacco di volte, a fare il cosiddetto processetto davanti al parroco. Ecco, sono tutte quante, se si risponde la verità a quelle domande, il matrimonio sicuramente è valido, perché sono tutte quante le domande volte a esplicitare che il tuo consenso matrimoniale è un consenso libero, consapevole, cosciente, senza costrizioni esterne di nessun tipo e consapevolizzato, coscientizzato, ti rendi conto di quello che stai facendo, delle conseguenze di quello che stai facendo, degli obblighi che sorgeranno, delle cose che non si potranno fare. C'è la domanda sull'indissolubilità, c'è la domanda sull'esclusione del matrimonio per il divorzio, c'è la domanda che dice: ma tu hai per caso tenuto nascosto qualcosa alla tua fidanzata che se viene a conoscenza dopo? Perché? Perché se io per esempio mi sposo, cioè c'è la mia fidanzata che ne so, c'ha avuto un figlio in Vietnam, d'accordo? E l'ha lasciato lì col padre e non me l'ha detto e non me lo dice, che cosa succede? Che se io mi vado a sposare, io penso che questa non ce l'abbia un altro figlio in giro. Se io vengo a sapere dopo, ma dico che questo c'è un figlio in giro, io vengo a dire: ma tu perché non me l'hai detto? Perché se io l'avessi saputo, non ti avrei sposato. Ed è questo un classico caso di immunità, di questo ne sono sicuro, d'accordo? Perché? E perché c'è quella domanda quando si fa il processetto? Gli sposi generalmente in un band dicono: ma sì, niente, niente, nessun problema. Dico: sta attento, perché se c'è una cosa essenziale, il consenso è viziato, perché si può dire: io non avrei sposato te se non avessi saputo questa cosa di te. E quindi attenzione, quando il consenso è viziato, ecco perché si dice che il matrimonio è nullo, non è annullato o sciolto. Nessuno può sciogliere il matrimonio e nessuno può annullarlo. Qui, nelle mie reminiscenze da avvocato, il matrimonio nullo significa che non è mai sorto. Perché? Perché sorga il sacramento del matrimonio, il consenso deve essere integro e validamente espresso, altrimenti non c'è mai stato. D'accordo? Quindi è il consenso che costituisce il matrimonio. E questo consenso viene poi perfezionato dall'atto coniugale. Cioè sapete che quando escono dalla chiesa, gli sposi sono sposi. Sono sposi. Così capiamo anche le terminologie del Vangelo. Dopo la prima nozze di spose, dopo la prima notte di nozze, non sono più semplicemente sposi, sono marito e moglie. E attenzione, questo fa capire anche indirettamente, per esempio, molto dell'importanza della castità prematrimoniale e dell'arrivare vergine al matrimonio. Perché solo dopo il compimento dell'atto coniugale, quel consenso già costituente un sacramento diventa completamente indissolubile. Se il matrimonio non è stato consumato, il Papa può scioglierlo. Se il matrimonio validamente celebrato è stato consumato, non esiste nessuna potestà umana che possa toccarlo. Ecco perché, cioè, allora, e su questa materia, attenzione, si legge nel Catechismo, la Chiesa non ha la possibilità di andare contro. Vi leggo testualmente, il 1640: il vincolo matrimoniale stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra i battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla consumazione del matrimonio è una realtà ormai irrevocabile
e dà origine ad un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarci sì, contro questa disposizione della sapienza divina. Capito? Cioè, uno può stare a discutere fino al giorno del giudizio universale, d'accordo? Io per far capire queste cose ai miei fedeli faccio un esempio molto, molto, molto chiaro. Allora, e dico questo, sentite un po'. Se io salgo sull'altare e consacro delle ostie, d'accordo? E poi le metto nel tabernacolo. Se viene il Papa nella mia parrocchia e dice ma Don Leonardo, mi sta antipatico, voglio sconsacrargli le ostie, o viene il Vescovo o viene un altro prete, quando dico il Papa per dire, insomma, come dire, quello che ha la più grande potestà in assoluto da tutti i punti di vista, insomma, no? Può sconsacrare il Papa un'ostia che ho consacrato io? Non lo può fare, non lo può fare nessuno, non lo posso fare né io né nessuno. Una volta che è consacrata, una volta che due sposi sono validamente uniti da un vincolo matrimoniale e hanno consumato il matrimonio, non c'è niente da fare, nessuno può fare una cosa di questo genere. Se faccio il divorzio civile, se tu fai il divorzio civile, cioè il divorzio civile da un punto di vista oggettivo pronuncia una cosa che non ha nessunissimo valore, zero, capito? La legge civile certamente fa il suo conto, adesso ci stanno gli stati laici, va tutto bene, ma da un punto di vista oggettivo, per due battezzati, quella cosa non ha nessun valore. Punto. Allora capiamo perché, sempre nel Catechismo, si legge chiaramente, 1650, e guardate che queste cose non sono cambiate. Perché che ci siano evidentemente delle attenzioni pastorali dal momento che la situazione sta oggi in giro, questo è evidente, e il Magistero della Chiesa da San Giovanni Paolo II in poi fino al Papa attualmente regnante su questo ha sempre cercato di sollecitare un'accoglienza, un accompagnamento, un farsi vicino alle situazioni delle famiglie in difficoltà, ferite, va bene. Però tutto questo si situa dentro la cornice descritta dal numero 1650 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Lo leggo testualmente, quindi non sono invenzioni mie. Oggi in molti paesi sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo, che non possiamo cambiare, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei, e se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Marco 10, 1, 10, 11, 12. E in Matteo aggiunge, chi sposa una ripudiata commette adulterio. Quindi la Chiesa sostiene per fedeltà alla parola di Gesù Cristo che non può riconoscere come valida una nuova unione se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio, che non è in nostro potere cambiarla. Se le autorità civili si ritengono, come dire, autorizzate a farlo, facciano pure, chi l'ha fatta se ne assume la responsabilità davanti a Dio, ma noi non lo possiamo fare, d'accordo? No, assolutamente, capito? Perciò essi non possono accedere alla comunione eucaristica per tutto il tempo che perdura tale situazione e per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della penitenza non può essere accordata, infatti, se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'alleanza e della fedeltà a Cristo, di essersi pentiti e si sono impegnati a vivere in una completa continenza. E se stanno in una nuova unione, devono vivere così. Ah, questo deve essere, come dire, deve essere assolutamente evidente e chiaro. Ok? Il matrimonio implica evidentemente, proprio come sigillo, la fedeltà coniugale, quindi l'amore è totalmente e per uno, e quindi l'adulterio è, come vedremo, un peccato gravissimo, e l'amore coniugale è naturalmente ordinato all'apertura alla vita.
Leggo ancora dal Catechismo: per sua indole naturale, l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e all'educazione della prole, e in queste trovano il loro coronamento. A suo tempo, parlando del sesto comandamento, approfondiremo bene questo punto, quindi cosa significa tuttora oggi procreazione responsabile, tutto quanto il discorso sulla contraccezione, sui metodi naturali, tutto quello che vogliamo. Cercherò di essere il più chiaro possibile, nella fedeltà proprio millimetrica a tutte le indicazioni date dal Magistero della Chiesa, alle quali ci si deve attenere. Vedremo che c'è una soglia, d'accordo, al di sotto del quale non si può scendere. E poi, sopra questa soglia, ci sono una gamma possibile di strade da percorrere che in coscienza davanti a Dio la coppia deve decidere, sapendo che ne risponde davanti al Signore in base a quello che lui nel cuore conosce. È chiaro che una vocazione al matrimonio, cioè se uno sente la vocazione al matrimonio e non vuole figli, sappiamo benissimo, che penso che si sappia in giro, però lo dico, stiamo facendo un ciclo di catechesi, l'esclusione della prole è una delle cause di nullità del matrimonio. Perché? Perché se i figli non riesci ad averli, ma vorresti averli, è una croce che il Signore ti dà e che ti apre, come si legge nel 1654, a prospettive di vita coniugale comunque buone, d'accordo? E se vuoi, aperte anche a forme di accoglienza e di carità differenti da quello, diciamo così, di quanto avviene normalmente, quindi del trasmettere la vita naturalmente. Ma noi cristiani siamo discepoli del Signore che è amante della vita, cioè il trasmettere la vita, come dire, è insito. Io mi sono fatto sacerdote perché? Chi è un sacerdote, se noi ci pensiamo bene? È un cooperatore che Dio ha scelto di avere, perché poteva anche farne a meno. A cosa? Alla comunicazione della vita soprannaturale alle persone. Cosa fa un prete? Un prete predica, amministra i sacramenti e governa come servo, qualora sia in cura d'anime, una comunità. Perché? Come dice San Paolo, perché nasca Cristo in te, perché nasca la grazia in te. Cioè, la gloria di un sacerdote, quando andrà in paradiso, se c'ha dei figli, chi sono i figli di un sacerdote? Non sono i figli naturali, sono coloro per la cui parola, per il cui ministero, è nata la vita soprannaturale. Cioè, un sacerdote senza figli, non perché, poverino, oh, si è affaticato tutta la vita, si è consumato nella predicazione e nell'amministrazione dei sacramenti, eccetera, eccetera, e a un certo punto non si è convertito nessuno. È una cosa un pochino difficile, insomma, ma ordinariamente potrebbe dire facciamo finta che accada, no? Non è colpa sua. Ma un sacerdote, insomma, che non si dedica minimamente, diciamo così, allo zelo pastorale, alla predicazione, ma che ci sta a fare? Capito? Così una famiglia, per carità, una coppia, se i figli non te vengono, ripeto, è una croce grossa, d'accordo? E io conosco, ho nel cuore amici, anche persone che conosco, che hanno una sofferenza immensa, insomma, non avere una grande prova che il Signore chiede, una grande croce, ecco. Però se una coppia può averli figli, qui poi vedremo quanti. E questa è una libera scelta, questa qui, come vedremo, al di sotto di una certa soglia, anche, anzi, su questo più che mai sarò molto attento nel sottolineare l'importanza della libertà, perché non può essere che uno fa 7-8 figli e poi se la prende col movimento di turno o con qualcuno di turno che li avrebbe indotti a fare. Questo non va bene. Comunque questo è argomento che tratteremo la prossima volta. Ora, questa è una introduzione fondamentale, insomma, al matrimonio, però spero che abbia contribuito a dare un'idea.
Io poi ci ripenso a queste cose, se dovesse essere necessario eventualmente qualche puntualizzazione, alla prossima puntata, nelle prime battute, completerò quanto ci siamo andati dicendo. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, grazie a chi ha seguito la diretta, ringraziamo il Signore se questo è servito a qualcuno e a presto.